Niente, quest'anno è l'anno del pulcino. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Umbretta su Arte per te. E sì ragazzi, ogni anno io ho una predilezione per qualcosa. Quest'anno la mia predilezione va sui piccoli animali della Pasqua, pulcini e vi avviso, anche conigli tra un po'. Quindi oggi ci dedichiamo a un pulcino meraviglioso che ho visto varie volte su Instagram, ma che non ero mai riuscita a capire come si facesse, perché i tutorial fotografici su Instagram e su Pinterest anche non sono per niente precisi, almeno quelli che ho visto io, e quindi l'unico modo per riuscire a fare una cosa è provare a farla, e così mi sono messa a creare dei pulcini di lana e alla fine il risultato che è venuto fuori è davvero davvero coccoloso e carinissimo. Prima di spostarci sul piano da lavoro vi ricordo che se volete aiutare Arte per te potrete farlo cliccando sul pulsante PayPal che trovate sulla home page del canale, e sappiate che tutto ciò che investirete sul canale verrà utilizzato per migliorie all'interno del canale. Se invece volete aiutarmi dal punto di vista morale, mi raccomando, vi aspetto anche sui miei altri canali, Ombretta e Due Cuori Una K, vi metto qui i link, e soprattutto aspetto da parte vostra un pollice in su e una condivisione a questo video. Ora basta chiacchierare e andiamo a far nascere i pulcini. Sarò mica una gallina? Ed ecco l'occorrente per creare i nostri sofficissimi pulcini di Pasqua, dei delicatissimi pulcini da regalare per Pasqua, magari ad accompagnamento di un piccolo ovetto di cioccolato. Due gomitoli di lana, non ci servirà l'intero gomitolo, ci servirà un po' di lana comunque. Poi due pietruzze che simulino degli occhietti, ho qua degli strass neri, presumo che userò uno di questi, e un pezzettino di plastica arancione. Io userò un pezzetto di questa coppetta che ho fatto per un lavoretto che non ho più usato, ma voi potete usare anche un semino dipinto o un pezzo di qualunque di legnetto dipinto di arancione, insomma quello che avete a disposizione. Oltre a queste cose ci servirà anche un pezzettino di cartoncino per avvolgere la lana. Come prima cosa dovremo avvolgere un po' di lana bianca attorno a questo cartoncino e fare lo stesso numero di giri, da prima di lana bianca e poi di lana gialla. Io ho fatto 50 giri del filo bianco, quindi al centro taglio, stando attenta a non tagliare la lana, taglio il cartone, taglio al centro e con un filo, con un pezzettino della stessa lana, lego al centro la matassa anteriore e quella posteriore, che fino adesso non si sono incontrate. Lo faccio prima di toglierle dal cartoncino in modo da essere più ordinata, e due, voilà, quindi tiro fuori, voilà, ok, ho questo fatto da 50 giri attorno al cartoncino e lo lascio qui. Faccio la stessa cosa col gomitolo giallo. Ne faccio un'altra mista con i due colori. Quindi invece di fare 50 giri dovrei fare 25, ma siccome io la voglio un po' più spessa ne farò 30. Il numero di giri comunque dipende dalla grossezza della vostra lana, la mia è molto sottile, se voi avete una lana più grossa vi occorreranno meno giri per raggiungere uno spessore abbastanza grande. Adesso prendiamo tutte le matassine e facciamo una cosa, innanzitutto tagliamo i
fili troppo lunghi e poi prendiamo le matassine per ciascun occhiello, così e così, e tagliamo aprendo gli occhielli. Uno, due, e mettiamo da parte. Adesso sovrappongo quella gialla a quella bianca, così, e le leggo insieme. Adesso quindi mezza matassina bianca e mezza matassina gialla. Dalla parte destra, se siete destrorsi, o sinistra se siete mancini, prendete tutti i filini gialli e ordinatamente, senza portarne neanche uno bianco, girateli e portateli indietro, così. Nel frattempo pettinateli abbastanza, che sia un lavoro bello ordinato, così. Prendete un filo di lana e quasi sul finire della coda, così, legate le due matassine insieme. Voilà, uno stretto stretto. Quello che avremo sarà questo. Ovviamente, se ci sono dei fili più lunghi, tagliateli. Quindi mettiamo questo bicolore sotto la nostra matassina. Poggio il corpo, più la parte del corpo che non la parte della frangia bianca, tiro su e faccio in maniera ordinata, ok, senza quindi mischiare i fili, passare sotto. Voilà, così. Quello che avrò sarà questo, e questa la leggo alla codina che avevo già creato prima, così. Tutti i nodi vi consiglio di farli nella parte inferiore, che è la parte col bianco. A questo punto prepariamo un altro filo di lana e ordinatamente pettiniamo queste due frangine portandole sul retro, così, e ordinatamente così. Ok, facendo una sorta di codina ordinata. Quindi prendiamo un filo di lana, avvolgiamo e stringiamo il nodo. Eliminiamo l'eccesso eccessivo e adesso mettiamo occhietti e beccuccio e vi faccio vedere come viene fuori il nostro uccellino. Occhietti, come vi dicevo, userò due piccoli strass neri. Uno. Quando io ho visto questi uccellini su Pinterest me ne sono innamorata. È stato difficilissimo capire come sono fatti, perché i tutorial fotografici esistenti saltano tutti qualche passaggio, quindi con grande sforzo, essendo una che non lavora molto la lana, ho cercato di capire come fossero fatti. Il becco lo farò di cartoncino, un rombo, così piccolino, che piego in un senso, congiungo diciamo gli angoli a due, e nell'altro metto un po' di colla sul retro. E appiccico qui dove c'è la congiuntura della lana. Ed ecco qui
il nostro pulcino di lana. Ora ditemi se non è delizioso. È più un passerotto? Può essere, però con le ovette accanto sta tanto carino. Poi se volete potete modellare un po' come volete la codina, ovviamente. Questa vostra discrezione, potete dare un andamento più ordinato a quella che è la codina del vostro volatilino. Divertitevi a crearne in mille mille modi e in mille mille colori. Io vi lascio alle foto e noi ci vediamo subito dopo. Piu piu! Troppo troppo carino. Pulcini, li ho covati amorosamente e alla fine sono nati. Scherzi a parte, giallini assomigliano a dei pulcini, ma di altri colori potete fare uccelli per la primavera di tutti i gusti e con tutte le forge, basta allungare le lunghezze della lana. Quindi sbizzarritevi, spero di averveli spiegati nel modo più semplice e pratico possibile. Ho fatto un lungo lavoro per capire come si facessero, anche perché se mi seguite sapete che io con ago, filo, fili, lana non ho molta dimestichezza, però la creatività può tutto e quindi ci sono riuscita, lo dico con proprio un moto d'orgoglio. Bene, nell'augurarvi la più serena e morbida delle Pasque, vi do appuntamento sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!